la zia Cri che oggi ha in serbo una cosa che a me piace tanto. Cioè, a casa mia ci sono sempre a Natale ed è la fantasia delle sfogliatine delle feste. Brava. Che ci va? Il salatino mentre aspetti la cena o il pranzo, che si può fare in mille maniere. Io oggi ho pensato a 3-4 farciture. Esatto, intanto si prende la pasta. Allora, pasta sfoglia, formato tondo o anche rettangolare. Esatto. Mettiamo qua così ne fate le varie tondi o rettangolare. Ok, allora guarda, mi passi un coltello, ok? Certo. Così. Questo... Comincio subito con un classico che piace sempre a tutti, che è il... croissant, sfogliatina, possiamo chiamarlo come ci piace, che è già visto ma è sempre buonissimo. E poi bisogna sempre ripassare. Il gambero. Con il gambero. Quindi, gamberi puliti, ho lasciato la codina. Sì, perché così uno lo mangia più facilmente. E io ho utilizzato il timo, ma diciamo anche un sale profumato e un pizzico di sale, glielo mettiamo anche dentro, voilà. E andiamo a preparare questo, guarda, giriamo, mettiamo con la codina fuori, lo giriamo e andiamo a fare queste, chiamiamole sfogliatine, croissant, piccole briochine. Piccole briochine di gamberi. E questa è una modalità, prendo anche già la placchettina perché man mano esatto, così via via, quando prepariamo tanto hanno tutti la stessa cottura. Sì, sì, quindi questi hanno una cottura in forno. Poi li dobbiamo solo spennellare tutti sì insieme. Alla fine, guarda, ho già preparato l'uovo. Guarda, se tu vuoi, io intanto nel grazie tempo spennello, tu fai okay il spennello. Quindi così questo è già un'idea. E con non abbiamo scarto, vedi la pasta sfoglia, ci rimangono i ritagli che hanno usato prima gli improta, possiamo fare anche queste esatto sfogliatine. Allora, poi ne abbiamo... facciamo tre i gamberi ad esempio, top. Ok. Poi. E via, i gamberi li abbiamo fatti. Ok. Così non poi ci prendiamo sì della robiola, noci e un pochettino di erba cipollina per cambiare. E lo misceliamo tutto insieme in una ciotola tritato. Io me lo sono già preparato qui. Mm-hmm. Che robiola, noci, erba cipollina. Allora, io ti dico la verità, a volte utilizzo anche il ripieno che mi rimane dei cappelletti. Magari ne rimane un po', non certo ho più la pasta all'uovo e quindi vado a utilizzare il ripieno a base di formaggio, ok? Quindi una robiola o una ricotta e la misceliamo anche con un po' di quello che è... il gusto. Questa qui è un po' una ricetta svuota frigo. In questo momento noi abbiamo tantissimi ingredienti, no? Cominciamo a fare le spese. Quando questi rimangono possiamo farli. L'abbiamo chiuso a punta e vado a rifare il cappellaccio o tortello. Ok. Vedi? Beh, questo così tu devi fare. Brava. Magna. Infatti non è che si può non fare il cappellaccio o tortello anche nel, no? E anche in un salatino, perché poi naturalmente prendono il nome dal formato, ma di conseguenza abbiamo il prodotto salato che si presta. Anche qui diamo un pochettino di uovo così, per sì spennellarlo. L'hai messo okay dentro perché giustamente serve. Voilà. Okay. E adesso io lo spennello sopra perché diventa bello colorato. Sì. Quando... Poi allora, abbiamo un altro formato che è il... Ho perso un pezzettino di pasta. Dov'è? Allora, guarda. Ce l'abbiamo. Allora, questo qui è un rotolo che io ho già preparato, dove ho utilizzato prosciutto e prosciutto cotto e fontina, che è un classico frullato, frullato, e lo sono andata a mettere dentro. L'ho fatto riposare in quindi frigorifero. Quindi vedete solo prosciutto e fontina, l'hai messo dentro così? Spalmato, frullato. Siccome deve riposare un po' per riuscire a tagliarlo bene, per mantenere la forma, io l'ho preparato prima così abbiamo modo di fare queste girelle. Esatto. E le mettiamo anche queste in forno. Anche queste tre direi, dai. Ok. Così poi dopo le facciamo tutte naturalmente. Voilà. Quindi te ne manca ancora uno. Me ne manca una che ho già preparato qui sul mio tagliere. Voilà. Abbiamo diviso a metà la pasta. Qui abbiamo mozzarella e pomodorini secchi aromatizzati con un po' di origano. Li misceliamo insieme e facciamo tipo uno strudelino. Vedete, abbiamo fatto questi taglietti. Qui, ecco, li ho tagliati.
Quindi così. Andiamo a mettere la farcitura di dove pomodorini secchi dove non c'è il taglio, che è più difficile descriverlo che farlo. Sì, 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 no, infatti facendolo uno lo... Allora, un pochettino d'uovo qua. Sì, qui. Vai. Lo chiudiamo a metà. Ok. Ok. Vedete che rimangono. Ecco. Queste preparazioni le possiamo fare anche prima e conservare in frigorifero. Certo. E poi al momento le cuociamo, tiepide, sono eccezionali. Andiamo a tagliare. E le anche queste le spennelliamo. Anche queste. Allora, guarda, questa, ti dico la verità, la possiamo cuocere anche intera e tagliarla una volta esatto, cotta. Esatto, per fare anche prima, come io una ho preparato. Una volta che abbiamo tutte queste sfogliatine qui, le mettiamo nel allora, forno. Allora, mettiamo in forno a 180 gradi, 15-20 minuti. Una volta, guarda, io qui ne ho anche delle altre già preparate. Una volta pronte, abbiamo questo bellissimo effetto. Guardate, guarda, io ecco, ho già preparato il vassoio. Io lo trovo veramente belle perché... E guarda, abbiamo una il croissant, il tortello, lo strudelino pizzoso e la girellina. Ed è meraviglioso perché uno intanto che aspetta di sedersi in queste infinite mentre prepari e apri già un po' di vino quando cominciano ad arrivare e si stuzzica. Perfetto, io sono concordo perfettamente. Brava Jack.